La conservazione degli Habeas Nebrodensis, gli ultimi 30, unici al mondo. Sono gli ultimi 30 esemplari sopravvissuti a uno scempio iniziato intorno all'Ottocento, 1800, quando in realtà facevano boschi sulle Madonie. Lo conoscevano gli arabi e i normanni perché il tetto della Cappella Palatina di Palermo, costruita nel 1100, è proprio di Habeas Nebrodensis. E nel 2001 è iniziato un progetto, progetto LIFE, finanziato dalla Comunità Europea, portato avanti dal professore Schicchi dell'Università di Palermo, con partners anche l'azienda Foreste, l'Ente Parco Madonie naturalmente. Sono state fatte numerose azioni di salvaguardia in situ, quindi sono state sistemate le lunette alla base dell'Habeas, che diciamo è un muro di contenimento in pietra. Sono stati recintati questi esemplari, sono solo 30 adulti, pochissimi. Sono state fatte le impollinazioni manuali albero per albero ogni anno per produrre piante pure, ne sono state prodotte dal 2001 tantissime e sono già state inserite nel parco, ma anche vengono regalate, adottate compilando un modulo che l'ente parco fornisce. Questo è un passo importante perché l'uomo, con il suo intervento, competenze, studi e fondi europei, insieme con un lavoro congiunto di equipe, è riuscita a scongiurare l'estinzione di una pianta unica al mondo. Un'occasione importante per poter sostenere anche la diffusione, la divulgazione, la sensibilizzazione verso tematiche così importanti. Certi d'altra parte che le nuove generazioni vorranno e sapranno offrire una maggiore sensibilità, accompagnati da esperti Virgilio capaci di poter trasferire questo amore e questa passione ai ragazzi, ai più piccoli, ma non solo a loro.